Ma non c'è dubbio che l'interesse per Moro in questo 40° anniversario della sua uccisione ha a che fare con una domanda che i cittadini stanno ponendo alla politica, una domanda di solidità, di senso di responsabilità, di intelligenza della storia, di capacità di costruire una prospettiva, perché la gente ha il diritto ad arrabbiarsi, ha il diritto ad avere paura. Ma la politica ha il dovere di trasformare questa rabbia e questa paura in proposta politica, in progetto politico. E l'interesse per Moro è l'interesse per un leader che intendeva per la politica questo tipo di responsabilità, quella della proposta, della mediazione, della costruzione del consenso, del coinvolgimento di tutto il Paese. La politica deve servire a unire, non a dividere. Deve servire a superare i rancori, gli odi sociali, le divisioni, i conflitti, dando risposte ai problemi che sono veri. Insomma, quindi la lezione di Moro per oggi è questa, insomma, recuperare il senso della responsabilità che ha la politica di fronte ai problemi della gente. Noi come Partito Democratico di Fano non potevamo lasciare sotto silenzio questa ricorrenza, che è molto importante ricordare una delle figure a cui diciamo attinge anche la radice storica del Partito Democratico, che è appunto il cattolicesimo democratico, insieme chiaramente anche alla socialdemocrazia, che sono la linfa che, diciamo, da cui deriva il Partito Democratico, e personaggi come Aldo Moro oggi sono particolarmente attuali in un momento in cui diciamo, i principi politici, l'Europa, il bene comune sembrano concetti così lontani, visto che stanno andando al governo delle forze politiche che sono al contrario invece forze populiste e antisistema.